Viaggiare dall'Argentina al Brasile ci ha concesso il grande privilegio di visitare gli unici tre luoghi che accomunano questi due paesi. Sembra incredibile, ma nonostante la loro vicinanza e le loro dimensioni, queste due nazioni hanno alla fine dei conti davvero poco a che fare l'uno con l'altra. Tradizioni, lingua e cultura di questi due paesi hanno radici differenti, così come d'altronde sono profondamente diversi dal punto di vista del loro territorio. In viaggio abbiamo imparato che ogni paese ha le sue caratteristiche, il suo DNA, e ciò che lo rende unico è spesso quel qualcosa che rimane più facilmente impresso nella memoria del viaggiatore. In questo modo abbiamo potuto rivelare alcune preziose ed indimenticabili similitudini che vi vogliamo raccontare con le immagini di questo video. Salite a bordo del nostro Valentino e viaggiate con noi attraverso l'invisibile filo conduttore che lega Argentina e Brasile in modo così indissolubile. Quando siamo entrati in Argentina per la prima volta, ci è stato subito chiaro il motivo per cui questo paese attrae ogni anno così tanti viaggiatori. Il suo territorio è costellato da vere e proprie perle. Basta pensare alla Patagonia, alle Ande, alla città di Buenos Aires, al tango, al calcio, ai suoi vini e naturalmente alla sua gente, calorosa e così piena di italianità, grazie alla storia di immigrazione che ci lega a questo paese. Il primo legame che abbiamo scoperto tra Brasile e Argentina lo abbiamo trovato viaggiando in direzione nord, attraverso la regione di Corrientes. Qui ci siamo imbattuti in modo quasi inaspettato in un vasto ecosistema di paludi, laghi, lagune e isole galleggianti, che guarda caso non sono presenti in nessun'altra zona dell'Argentina. Parliamo della riserva naturale del Liberá. La riserva nazionale Esteros de Liberá è non a caso accomunata a quella che viene definita il suo fratello maggiore, il più famoso Pantanal brasiliano, luogo nel quale ci sposteremo più tardi attraverso le immagini di questo video. Partiamo dall'inizio, spiegandovi che la riserva naturale del Liberá, ovvero acqua frizzante in lingua guaraní, è stata creata dal governo della provincia di Corrientes il 15 aprile 1983. Questa riserva occupa una superficie di circa 13.000 km quadrati, ovvero il 14% di tutto il territorio provinciale. Capite quindi bene quale grande importanza possa ricoprire nell'economia locale questa regione dell'Argentina. La sua geografia unica rende molto difficile l'accesso alle zone più interne e quindi questa protezione naturale ha consentito la crescita di una ricca e variegata popolazione animale. La fauna locale risiede in quella che non è altro che una depressione acquitrinosa accerchiata da un terreno più elevato, dal carattere geologicamente molto diverso. Ci troviamo sulle rive del fiume Paraná e Uruguay, che costituisce il centro della provincia di Corrientes, e guardando le immagini di questo territorio dal satellite si possono ben distinguere diversi laghi o corsi d'acqua permanenti di varia lunghezza. Il più grande di questi bacini d'acqua è la Laguna della Luna, sulle cui rive si affaccia la piccola cittadina di Colonia Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini è stata la nostra base per la visita alla riserva naturale, che come abbiamo ben potuto vedere arrivandoci, è formata principalmente da un sistema di basse lagune, che solo in tempo di piena possono raggiungere i 3 metri di profondità. Tra loro si alternano aree di terra asciutta per lo più basse e sabbiose e una vasta area di territorio che è vietato raggiungere per via della pericolosità dovuta ai continui allagamenti. Queste zone, così come vedremo avverrà per il Pantanal brasiliano, sono spesso collegate tra loro attraverso piccoli ponti di legno, che dobbiamo dire non sarà sempre piacevole attraversare con il nostro camion.
profilo della superficie di questo territorio varia costantemente. La continuità visiva tra la terra e le lagune è segnata sia dalla vegetazione semisommersa che dalle formazioni create dai rami e dalle radici impigliate tra di loro. L'accumulo di terreno causato dal vento, insieme al groviglio di radici, crea una superficie sufficientemente stabile da consentire in alcuni casi di camminarci sopra. Qui però l'orientamento è estremamente difficile, sia sulla terra che nel mezzo delle stesse lagune. Il clima è chiaramente subtropicale. Noi ci siamo trovati a viaggiare in questa regione d'inverno ed abbiamo trovato temperature minime che sono arrivate a qualche grado sotto lo zero. Probabilmente, invece, venendo qui in autunno o in primavera, ci si troverebbe a dover affrontare forti piogge, che potrebbero addirittura rendere difficile l'accesso a Carlos Pellegrini, dato che questo avviene attraversando una strada sterrata lunga ben più di 150 km. L'estate invece è molto umida e molto calda, con temperature massime che possono superare i 45 gradi. La fauna selvatica presente in questa riserva nazionale comprende molte specie a rischio, per le quali questo è uno degli ultimi habitat rimasti. Di questi animali abbiamo avuto la fortuna di vederne con facilità parecchi, tra cui il cervo delle paludi, il capibara e il caimano. Proseguiamo più a nord, guidando il nostro camion verso una delle destinazioni più famose di tutto il Sud America e per vedere uno dei più grandi spettacoli naturali sulla Terra, le impressionanti cascate di Iguazú. Queste cascate sono fra le più rumorose al mondo. Sono condivise fra il Parco Nazionale dell'Iguazú argentino e il Parco Nazionale dell'Iguazú brasiliano, entrambi disegnati dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Le cascate segnano praticamente il confine tra Brasile e Argentina ed è quindi facile pensare a delle similitudini geografiche. Tuttavia, i percorsi ecoturistici offerti da questi due parchi garantiscono un panorama ben distinto tra loro. Mentre il lato brasiliano offre una vista più scenografica su tutto il complesso di cascate, è nel lato argentino che si riesce ad avvicinarsi di più a questi titani della natura. Entriamo così nel lato argentino del parco e facciamoci avvolgere dallo splendore delle cascate e dai suoi arcobaleni nebbiosi. Tutto si è creato milioni di anni fa, quando le forze naturali hanno aperto la crosta terrestre per creare quello che gli indigeni chiamavano le grandi acque. Non si tratta infatti di una sola cascata, ma di uno stupefacente sistema che ne vanta più di 270. L'80% delle cascate che formano Iguazú si trova sul lato argentino, mentre il 20% in Brasile. Per visitare le cascate abbiamo camminato lungo delle passerelle, prima attraverso la foresta, poi sul fiume stesso, arrivando letteralmente a picco delle cascate più impressionanti che ci sia mai capitato di vedere. La camminata che si fa per raggiungere la Gola del Diavolo potrebbe essere definita come la quiete prima della tempesta, dato che mentre ci si avvicina alla fine del sentiero, si riesce a vedere la nube di vapore acqueo fluttuare appena oltre l'ultima ringhiera. Passeggiando verso la Garganta del Diavolo, è evidente che ci stia aspettando un'estrema esibizione del potere della natura, ed effettivamente il ruggito delle cascate di Iguazú è il giusto preludio a quello che è lo spettacolo offerto dal più grande muro d'acqua esistente nelle cascate.
Tutto il percorso è scandito da ponti, terrazze e punti panoramici, dove non manca l'occasione di farsi un'insolita doccia, soprattutto nelle giornate di vento. Qui, dobbiamo ammetterlo, ci siamo sentiti davvero umiliati dal potere della massa d'acqua che rotolava ovunque intorno a noi. Ma è nella garganta del diavolo, ovvero la gola del diavolo, che si può ammirare il vero spettacolo. Un'impressionante gola a ferro di cavallo, lunga ben 700 metri e con un salto di circa 100. Immaginate solo una cosa. Da qui, la quantità d'acqua contenuta in una piscina olimpionica precipita ogni secondo dall'enorme orlo che conduce al lato brasiliano e di fronte al quale il vapore acqueo creato è sufficiente a oscurare completamente la vista del fiume sottostante. Un'immagine che sembra un sogno. Gli stessi camminamenti che ci hanno accompagnato alla vista di innumerevoli cascate ci hanno messo in contatto ravvicinato con la fauna locale. Scimmie, iguane e coati che si azzuffano tra loro usando i lunghissimi musi tremanti per spartirsi il cibo. Poi ci sono tucani e pappagalli che svolazzano tra gli alberi e cantano appollaiati su un ramo insieme alle aquile che sorvolano le cascate come per tenerle sotto controllo. Sullo sfondo, una ricchezza di colori impressionante, la sconfinata laguna dalla superficie untuosa su cui si infrangono onde schiumanti color cioccolato. Eccoci entrati quindi in Brasile, direttamente dalle cascate di Iguazú, che appena ci lasciamo alle spalle lasciano spazio a dei paesaggi molto diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in Argentina. Sappiamo bene che le meravigliose foreste pluviali, le isole tropicali, le città e le spiagge leggendarie rappresentano la scena della grande avventura brasiliana. Ma noi ora stiamo andando verso il Pantanal, ultima regione brasiliana ad avere qualcosa in comune con l'Argentina, nonostante ne sia abbastanza lontana. Del Pantanal vogliamo percepire l'essenza, in modo da proseguire lungo il filo conduttore naturale che stiamo seguendo. È l'acqua che permette alla natura di esprimersi e nel Pantanal brasiliano questa espressione di vita appare lussureggiante. Il Pantanal è la più grande pianura alluvionale del pianeta, esageratamente più grande rispetto all'Iberà argentino. Si tratta di un'enorme area che diventa habitat naturale di innumerevoli specie animali e vegetali. Un luogo essenziale per l'approvvigionamento idrico e di fondamentale importanza per la stabilità del clima e per la conservazione del nostro intero pianeta. Il Pantanal, come d'altronde avevamo visto per Liberà, è mezzo di sopravvivenza per migliaia di persone. Qui tutti dipendono da queste acque e da questo ecosistema per sopravvivere. Il Pantanal è il cuore di un ricco sistema di fiumi interconnessi, situato nel bacino superiore del Paraguay. Un'area che copre una superficie equivalente a 12 volte quella della Svizzera e che si estende tra tre nazioni, Brasile, Bolivia e Paraguay. Tutta questa esuberanza della vita è legata al ciclo di inondazioni e di siccità. Per metà dell'anno, infatti, queste terre sono ricoperte di acque che poi si ritirano per
per ricrescere la stagione successiva. Questo è il ciclo che garantisce la vita delle specie e rende il Pantanal un ecosistema unico e molto speciale. Lo stretto legame che esiste tra il Pantanal e le acque rende questo luogo un ecosistema sensibile al degrado e all'inquinamento. Sia la zona bassa che quella alta di questa regione sono parti dello stesso sistema, perché tutti i cambiamenti nell'occupazione del territorio che si verificano nella parte superiore del bacino del fiume hanno un grande riflesso nella parte inferiore del Pantanal. A causa di un'intensa attività agricola, la distruzione delle sorgenti è una grave minaccia, dato che la deforestazione e l'uso improprio del suolo causano erosione e insabbiamento. Sulla pianura alluvionale, invece, i principali rischi sono l'attività mineraria e l'intensa attività umana. Nelle grandi città, questi impatti richiedono azioni strategiche per garantire la protezione del Pantanal. E qui operano diverse organizzazioni, tra cui ad esempio il WWF, che sviluppa una serie di iniziative che aiutano a conciliare lo sviluppo economico con la protezione dell'ecosistema. Viste le particolari condizioni del territorio in cui si trova il Pantanal, è facile capire perché non vi siano molte strade che lo attraversano. Fondamentalmente in Brasile ve ne sono due, la Transpantaneira, che collega Poconé a Porto Joffre, e la 419, che va da Quidaiana a Rio Verde. La prima di queste strade è situata nel Pantanal del Nord, nello stato del Mato Grosso. È lunga circa 150 km, e comporta l'attraversamento di circa 150 ponti in legno. La seconda, invece, si trova nel Mato Grosso do Sul. È lunga 250 km e di ponti, invece, ne ha circa 200. Avete capito che i ponti sono insieme agli animali i veri protagonisti di queste strade. Trovandoci da queste parti, non potevamo lasciarci sfuggire la possibilità di percorrere questi tracciati, che insieme alla famosa Transamazzonica sono considerati tra i più belli ed emozionanti di tutto il Brasile. Attraversare questa strada richiede però la consapevolezza che in caso di problemi sarà necessario cercare di cavarsela da soli, e soprattutto lungo la 419 è importante avere la giusta riserva di acqua, cibo e carburante. Come avete capito, percorrere queste strade significa anche attraversare centinaia di ponti in legno, che pare abbiano una portata variabile tra le 5 e le 15 tonnellate. Questi, quando sono in buone condizioni, non incutono particolare timore, ma il problema è che raramente sono utilizzati nel rispetto del loro carico massimo, e i diversi camion che abbiamo trovato ribaltati nei fossi ne sono la prova. Noi ci divertiremo a percorrere alcune zone più remote di questa strada usando la motocicletta, che viaggia con noi nella stiva del nostro Valentino. Sia il Pantanal che le zone umide della riserva del Liberá ci hanno offerto la possibilità di vedere alcuni degli animali più esotici del continente.
Come dicevamo, le similitudini, a parte le dimensioni, sono parecchie. Tuttavia dobbiamo dire che il Pantanal è vero che vanta più specie di animali selvatici, ma anche una maggiore quantità di superficie di ambienti incontaminati dove la fauna selvatica prospera, anche per via del fatto che non è facilmente raggiungibile. Nel Pantanal brasiliano, per avvicinarsi alla fauna, spesso si ha bisogno di affidarsi a costosi tour guidati, come ad esempio i famosissimi safari fotografici alla ricerca del giaguaro. Le sistemazioni per i viaggiatori come noi non sono tantissime nel Pantanal. Il soggiorno spesso è costretto nei limiti di estancias private, che offrono i loro enormi lodge a turisti provenienti da tutto il mondo. È difficile sentirsi soli nei luoghi più turistici del Pantanal, mentre nel Liberà, tutto sommato, sembra più semplice. Nella riserva Esteros de Liberá, in Argentina, i collegamenti sono quasi sempre migliori e molte delle aree del parco sono addirittura gratuite. Diciamo che forse Liberá si rivolge ad un pubblico con un budget minore e che ama di più la tranquillità rispetto ai tour guidati di gruppo necessari per raggiungere i luoghi in cui si trovano gli animali più esotici. Una delle esperienze più divertenti che ci è capitata nel Pantanal è stata a Porto Joffre, dove siamo riusciti ad evitare l'unico campeggio a pagamento per pernottare insieme ad un gruppo di pescatori brasiliani. Qui ci troviamo di fronte a 14 simpaticissimi personaggi che insieme hanno acquistato un pullman che col tempo hanno attrezzato a casa mobile. La loro passione è la pesca. 4 volte all'anno lasciano il loro paese per andare ad infilarsi nei posti più remoti del Brasile con l'intento di professare il loro credo, bere, pescare e stare in compagnia. A loro chiediamo come sia arrivato il loro grande mezzo qui, viste le condizioni degli ultimi ponti, e la loro risposta è stata: ponti? Quali ponti? Ecco come la birra risolve i problemi della strada. Qui, nella zona più remota del Pantanal raggiungibile da una vettura, abbiamo forse trovato un nuovo filo conduttore tra Argentina e Brasile. L'incredibile voglia di socializzare e stare in compagnia, tipica di entrambi i paesi. Il fuoco è il centro della socialità, che qui in Brasile si consuma gustando pesce alla griglia e birra, mentre in Argentina ad asado e vino.